Il discorso della memoria, di questa tua vita straordinaria, sempre in lotta con il potere costituito e sempre di resistenza, di non cedere mai. Come si può far passare le cose straordinarie che tu hai vissuto e vivi ancora? A Parigi andavano i mercati verso mezzogiorno, quando le bancarelle smobilitavano. Raccoglievano i mucchi di rifiuti gli anemoni spampanati, le giunchiglie appassite, le rose decapitate. Con molta cura le facevo ancora vivere per qualche giorno. Cambiavamo abitazione come si cambia un cappotto, ma ogni stanza era sempre una casa. Lovra cercava Emilio con efficienza e quando reperiva il suo indirizzo bisognava cambiarlo. I libri e la macchina da scrivere erano gli unici beni che cercavamo sempre di portarci appresso. Per il resto, i nostri averi entravano tutti in una sola valigia. Emilio ed io traversavamo la Francia nella folla dei profughi, verso sud, sempre più a sud, sperando che sulla riva di un fiume, dietro le mura di una città, nei boschi di qualche collina, saremmo riusciti a trovare un nucleo di resistenza armata alla quale aggregarci, ponendo fine così alla nostra fuga. Ma non c'era nulla. E io ho cominciato subito a cercare di capire intanto. Va bene che c'erano tutti i racconti di Emilio, tutti i suoi discorsi con me, ma dovevo anche personalmente e con la mia ottica, col mio modo di essere, con la mia cultura, acquisire questa conoscenza. E mi sono data molto da fare. Un'antichissima leggenda del centro della Sardegna, raccolta un secolo fa a Bosa da un turista ingenuo, narra come in tempi remoti vi fossero nei villaggi delle donne che si chiamavano Acabadoras, quelle che finiscono. Il loro compito era infatti di finire, a colpi di randello, i vecchi definitivamente invalidi e inetti ad ogni lavoro. E allora, parlando con la Zimicmet, ho detto: mi piacerebbe far conoscere le tue poesie anche in Italia, perché noi non conosciamo niente di queste tue bellissime poesie. Io vorrei provare a tradurle. Le sue poesie uscivano misteriosamente dal carcere, circolavano clandestinamente in Turchia, arrivavano all'estero, cominciavano a essere tradotte in lingue straniere. I guerriglieri dello Zimbabwe e i comunisti iracheni non avevano mai sentito parlare di Emilio Lussu e io ero solo io e la moglie di nessuno.